arrabbiato? Molto arrabbiato, perché eravamo riusciti a rimediare una partita difficile e buttarla via per un dettaglio mi girano le scatole. Non ho visto il gol perché mi hanno buttato... Perché ha protestato? Ho protestato perché secondo me il calcio d'angolo non c'era. E poi ero dentro, non so dove, non mi pare di essere dentro il limite, però anche l'arbitro non può cacciarmi così senza un motivo valido, perché lui non mi ha cacciato senza un motivo valido. Allora noi cosa ci stiamo a fare in panchina? A guardare cosa succede? Non possiamo chiamare i nostri giocatori, non possiamo dire niente. Questa è una cosa che io non concepisco. Guardiamo il gol del 2-1, quindi ancora non l'ha visto, con Volta completamente perso all'interno dell'area piccola. No, non l'ho visto, me l'hanno raccontato. Che ci dice? Che ha detto Pesoli? Ha detto che non c'era rimarcatura, mancava Gravillon, che era il suo uomo. Doveva marcarlo, non l'ha marcato. Dal punto di vista dei cambi, sentivamo anche un po' i telespettatori che scrivevano i messaggi in studio, con una volta raggiunto anche con merito il pareggio con Mancuso, ha tolto Monachello, ha messo Campagnaro, ha dato mentalmente un segnale di volersi proteggere troppo? No, perché soffrivamo molto l'ampiezza del campo, volevo coprire l'ampiezza del campo in modo da non soffrire più, perché stavamo soffrendo. Ogni volta che cambiavano campo avevamo difficoltà e l'unica mossa da poter fare era quella. Penso che non si soffriva più come abbiamo sofferto prima. Purtroppo abbiamo preso un gol su un calcio d'angolo che... Io penso che se lo rivede si arrabbia ancora di più. Sì, penso proprio di sì. Senta Pillon, esce ridimensionato il Pescara dagli scontri con le big del campionato? No, non credo, ridimensionato. Noi dobbiamo fare la nostra strada, il percorso è ancora lungo, ci sono 11 partite, cerchiamo di fare più punti possibili. Non bisogna demoralizzarsi perché abbiamo perso una partita, guardiamo la prossima. Invece l'inserimento di Melegoni e spostare Crecco e Balzano sugli esterni voleva un po' più di spinta sulle fasce? Sì, volevo la spinta sulle fasce giocando a 5 e ho fatto questa mossa qui. Sei contento della partita al di là del risultato, io intendo la prestazione? No, non mi è piaciuto il primo tempo sul piano dell'aggressività. Non eravamo tosti, non eravamo aggressivi, non eravamo giusti. Abbiamo sofferto nel primo tempo, poi nel secondo tempo un po' meglio. Abbiamo meritato il pareggio, poi alla fine abbiamo buttato via una partita per un dettaglio. Senta, poi c'era anche forse la possibilità di dover segnalare il fuorigioco sull'azione dell'angolo, perché chi è andato a disturbare Balzano era comunque influente. Sì, infatti ci sono varie cose che bisogna valutare e vedere bene. Purtroppo è successo questo, ma io non voglio appigliarmi a questo, le responsabilità sono nostre e la marcatura doveva esserci in quel momento lì, perché sono momenti decisivi della partita.